se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri, sei nel posto giusto. Così recita un vecchio detto, ed è così che si è formata la cricca. Tra il rumore dei frangenti, l'odore della salsedine e il vento in faccia. È questo che rafforza la nostra passione, che non si affievolisce. Ed eccoci qui, in una giornata nuvolosa di marzo, a realizzare un sogno. Mimmo, Vito, il sottoscritto e Max, perché il mare ha questa grande capacità, restituisce sempre tutto dopo un po' di tempo, specie ricordi. Finalmente in spiaggia dopo due mesi e tre giorni, ho contato veramente i giorni. Siamo qui in spiaggia, sono sullo Ionio Pugliese, il Golfo di Taranto, mie solite spiagge. Il mare è questo, dal video non si vede ma è bello bello forte. Speriamo di riuscire a fare qualcosa, il mare è ancora troppo tosto, speravo in una scaduta ma invece ci sarà probabilmente pomeriggio e mattina. Vediamo di far qualcosa, a dopo. Però il terminale è un long arm con uno 0,40 e una seppia bella bella grande, un M40. Guarda, una seppia quanto la mia mano, 2 metri di terminale, vedete, con l'esca sotto il piombo. Proviamo. Allora, prima 3 canne sono di Max, questa è la mia. Il mare è tosto, perché qui l'acqua è bassa. Altra mia canna, nuvole, e lì ci sono Mimmo, Vito e Max. In totale abbiamo 9 canne. Ragazzi, squadra al completo, salutate! Ragazzi, guardate un po'. Caffettino. Sigaro. Manca una cosa, non quella che pensate voi, una spina. Maybe I know all your secrets, but you tell me stupid things.
scappando. L'ansia. Mamma mia! Sei visto! Su che cosa ha mangiato? Sul cannolì? Trancio di cefalo. Trancio di cefalo. Sì! Bellissima, falla per... Ragazzi, veramente uno spigolone, cioè, 46 è lo stivale, uno spigolone, bravissimo Max, bella spigola. Ragazzi, poco fa dicevo ci vorrebbe la spigola e non è arrivata una spigola. Purtroppo non è arrivata una spigola. Max, non è arrivata una spigola perché è arrivato un mostro, ragazzi. Grande Max. Un mostro, guardate qua. Un mostro. Con cavetto d'acciaio e cefalo. Ragazzi, un mostro. Ragazzi, che vi devo dire, quando si creano queste cricche è una roba, un'emozione indescrivibile, è come se l'avessi presa io. Davvero, siamo contentissimi tutti e quattro. Dai, speriamo che ne esca un altro, ma anche se non dovesse uscire nulla siamo contentissimi, perché ragazzi, pescione veramente oversize. Ragazzi, la comodità di avere questa tenda, senza questa tenda probabilmente avrei battuto in ritirata. Guardate che tempo. E invece ci proviamo. C'è chi prende la spigola e c'è chi prende la scamorza. È già tagliata. E se Dio ce l'ha mandata, che dobbiamo fare? Un puntino dopo il caffè. Alla faccia del colesterolo. Veniamo da giù del collo, non è che non potevamo non mangiarci la scamorza. Scamorza di Gioia del Colle, top! Com'è? È ancora pulito, non ci sono altro, però mettimi fermo. Aspettiamo. Che dici, Mimmo? Sto aspettando la spigola. Ma perché non hai innescato la scamorza? E quello me la mangio io. Ragazzi, oggi giornata veramente da ricordare, una giornata fantastica, perché su questa spiaggia una spigola così non l'avevamo mai fatta e mai neanche vista. Io ho parlato un po' con Vito, con Mimmo, con Max, sono tantissimi anni che non esci su questa spiaggia una spigola del genere, quindi sono veramente contento che Max l'abbia presa. Ve l'ho detto prima, quando si pesca insieme poi così è un risultato di tutti. Poi a prescindere da quale canna catturi il pesce, è veramente una gioia infinita.
dietro sfocati, vedete, sono Vito e Max che stanno facendo i saluti perché Max sta andando via. E ragazzi, che dire, è uscito il sole, anche se fa freddino, c'è ancora un'altra oretta. Io ho due canne, una con il cannolicchio, tre cannolicchi innescati e un'altra con un mega innesco di seppia, ma nessun segno di vita. C'è stata una sola mangiata ed è stato quello spigolone che avete visto, con un innesco peraltro di cefalo. Me la sento anche un po' mia, perché sono stato io a dire a Max di innescare il cefalo e di portarlo perché ce l'aveva, perché con questo mare qui il trancione può funzionare, poi è attirante anche per i nostri amici serra, però è andata, direi, più che bene. Uno spigolone enorme, ragazzi, è veramente, questa è la magia del surf casting. Mare, visto che questa è una spiaggia a bassa energia, veramente veramente impegnativo. Ci siamo solo noi, su tutta la spiaggia, sono chilometri di spiaggia, si vedono, ci siamo solo noi. Sono contentissimo e mi raccomando, iscrivetevi al canale di Max, Max Surf Casting, perché vedrete, non serve che vi dica nulla, un ragazzo che merita, molto tecnico, e poi con questa preda qui, ragazzi, mi raccomando.